Ciao Sir Family, finalmente è arrivato il giorno di San Valentino e io per la mia amata Funky ho organizzato una giornatina super super top, piena di emozioni, di prove e di tanto amore. Eccola che arriva. Eccomi! Ciao tesoro! Sai che giorno è oggi, vero? Sì, sì, Funky. Però ti devo dire una cosa. Dimmi che hai organizzato qualcosa, Perché o se no, quella è la porta! Aspetta, Funky. Allora, devo andare a fare delle prove per un concerto. E poi sono subito tuo. Stai scherzando, io spero! No, Funky, veramente, siamo indietro con le prove per il concerto. Vabbè, ti do tempo 2 ore, sì. Ok, Funky, dai, 2 ore e sono subito da te. Ciao. Ciao, Funky, io vado. Ciao. Ah, santa pazienza. Ma, Funky, vai, hai dimenticato qualcosa. Se n'è già andato. Ritornerà se le servono. Vabbè, raccogliamoli. Aspetta. Ma cosa c'è scritto qui? Per Funky. Questo fuggi. Era tutto calcolato. Vabbè, dai, leggiamo. Mia adorata Funky, anche se a volte mi torturi, ti amo più di quanto le parole possano dire. Oh, romanticone. Per te scalerei le vette del mondo lolloso, attraverserei i deserti più desolati di Surprise Land e le pianure più fredde di Polo Airgolf Nord. Finalmente il nostro primo San Valentino è arrivato e so che tu, con me, desideri tante cose, ma per meritartele oggi devi superare queste 3 prove d'amore. Oh, figuriamoci se io faccio delle prove d'amore. Oh, questa è bella. Non siamo più nel 1800. 1. Imita una scena romantica di un film. 2. Cantami una serenata. 3. Cosa? Scambiamoci i cellulari. Punk Boy, lo so che sei dietro la porta, ti vedo. Ti vedo, vieni fuori. Ok? Accetto le 3 prove d'amore. Eccomi, Funky, eccomi. Allora, ci stai, Ma ovvio che ci sto, ma secondo te non ci sto. Tu sai che io desidero una sola cosa, vero? Prego, cominciamo con la prova d'amore numero 1. Vieni che mi servi. Regia, green screen, grazie. Ciao Jack, ho cambiato idea. Mi hanno detto che forse... Shhh, dammi la mano. Adesso chiudi gli occhi, forza. Adesso vieni su, ora. Aggrappati alla ringhiera. Tieni gli occhi chiusi e non sbirciare, ok? No, non sbircio. Adesso sali sulla ringhiera. Reggiti. Tieni gli occhi chiusi. Ti fidi di me? Mi fido di te. Va bene, ora apri gli occhi. Oh, Jack, sto volando! Jack! Bravissima, Funky, hai superato la prima prova. Passiamo immediatamente alla seconda prova ora, Mi devi cantare una serenata. Ok, preparate il secondo green screen. Grazie. Regia, green screen. Il mondo è mio, è sorprendente accanto a te. Se salgo fin lassù e guardo giù, che dolce sensazione nasce in me. Ogni cosa che ho, anche quella più bella, non vale la stella che fra poco toccherò. Il mondo è mio.
Funky, non ci posso credere! Sei stata fenomenale! Allora, il mondo è mio e tuo? Sì, è più mio che tuo, però sì, è nostro! Non toccarmi il sedere! Lo sai? La terza prova è un pochettino più impegnativa, Cioè, ovvero dobbiamo scambiarci i cellulari! Se non hai nulla da nascondermi, su su, dammi il tuo cellulare. Mi devi dimostrare che, insomma, non vedi e non senti nessun lollino. Quale lollino? Scribe l'ha impegnato. E ora ci sono solo i lollini fake, ma a me non mi interessano. A giugno però potrei pensare. Funky! Mi stavo scherzando! Su su, cellulare, Funky. Ah, ok, ce l'ho nella vasca da bagno. Nella vasca da bagno? Eh sì, lo nascondo lì. Ma, vabbè, vai a prenderlo. Eccolo! Mi raccomando, abbi cura del mio smartphone. Per favore, è il mio lavoro, ok? Dammi qua a me questo cellulare. Abbi cura! Oh, sono super agitatissima. Intanto io mi preparo, perché sono sicura che sul mio cellulare non c'è nulla che possa compromettere la nostra relazione. Oh mamma, che paura! Magari, oddio, qualche conversazione con i ridici robot. Però è una storia passata. Oddio che... Oh mio Dio. Vabbè, comunque nel frattempo un po' di rossetto, un po' di qua, un po' di là. Mi preparo e sono pronta a mostrarvi il mio outfit per San Valentino. Tra 3, 2, 1... E voilà! Sono completamente cambiata! Sono super elegante! Ok, manca solo l'anello. Sperando che Punk Boy stasera me ne regali uno. Ciao, Funky! Allora, ho superato la terza prova! L'hai superata alla grande! Sei fantastica! Allora dai, Funky! Salta in macchina! Che il ristorante ci aspetta! Oh. Fatti dare un bacino! Grazie! Grazie tesoro per questa sorpresa! Non dovevi disturbare! Ok, andiamo! Ehi, Punk Boy! Ma questo posto è elegantissimo! Questo San Valentino sarà indimenticabile, ne sono certa. E sono certa che ci sarà anche un colpo di scena alla fine. Ma, mai dire mai. Buonasera signore, benvenuti all'All Restaurant. La vostra cena di San Valentino in totale intimità, solo te e lui. Salve signori, avete una prenotazione? Sì, ho prenotato a nome di Punk Boy. Ah, prego, questo è il vostro tavolo. Sarò subito da voi per prendere l'ordine. Arrivo subito! Ed eccomi qua per voi, a vostra disposizione, i vostri servizi. Cosa desiderano i signori per la loro cena di San Valentino? Allora, io prendo una pasta in... Una pasta in bianco? Ma sta scherzando? Ok, una pasta in bianco e lei? Attraente lollino? Io spaghetti alla marinara. Ottima scelta. Abbiamo gli spaghetti alla marinara più buoni di LOL City. Ok, vi porto subito tutto. Funky? Sì? Sei piena? Sono pienissima. Ho mangiato benissimo. Ho bevuto benissimo. E ora avrei bisogno di andare a fare la pipì, a dirti la sincera verità, Punk Boy. Però aspetta ancora un po'. Vabbè, Funky, non è che ci interessano i tuoi problemi fisiologici. Vieni pure in piedi, vieni qui davanti a me. Ok. Ormai è un po' di mesi che ci sconosciamo. Viviamo già insieme. Insomma, facciamo tutto insieme. E lo sai che dalla mia bocca è un po' difficile far uscire questa parolina. E mi vuoi sposare? Ripeti. Oh, Funky, mi vuoi sì! L'olino di tutto il mondo! Ora è mio!
Oh mio Dio, che bello! Devo farlo vedere alle mie amiche, devo metterlo sulle stories! Ah, il mio fantastico anello! Guardate Sweet Family! Guardate, lo stavamo attendendo da tantissimo tempo! Ah, e la data del matrimonio? Per quello dobbiamo ancora pensarci, dobbiamo sentire il prete, insomma, organizzare il ristorante, la festa. Però, Funky, finalmente ci sposiamo? Oh, amore, ti adoro! E rieccoci qua su Sweet Family dopo questa fantastica LOL Story speciale San Valentino. E come avete ben visto, finalmente la nostra Funky ha ricevuto la tanto attesissima proposta di matrimonio dal suo punk boy. Però, come avete visto, questa storia, insomma questo speciale San Valentino, si è interrotto con una lollina, ovvero Rocker, che ha interrotto le feste dicendo ferma tutti. E questo ingresso di Rocker darà l'inizio, e ve lo assicuro, darà l'inizio a una serie di peripezie che veramente faranno dannare sia Punk Boy che la nostra Funky, perché vabbè, ovviamente si sa, Rocker è gelosa e vorrebbe anche lei avere Punk Boy, l'ha sempre tenuto nascosto. Insomma, sarà una storia peggio di una telenovela, perché io vi avevo avvisato. Quindi veramente io spero che questo inizio di telenovela vi sia piaciuto, perché se vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un bel like, iscrivetevi al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto, e inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network, Instagram, la mia fanpage di Facebook e il mio profilo di TikTok. Io ci tengo ancora ad augurarvi un buon San Valentino a tutti voi, perché ricordatevi che San Valentino non è solo la festa degli innamorati, ma è la festa dell'amore globale, ovvero bisogna amare tutti. San Valentino vale per gli amici, per i familiari, per insomma per tutti, tutte le persone che amate. Mi raccomando, ricordatevi di fargli gli auguri e di condividere con loro dei momenti di questa giornata, insomma della giornata di San Valentino. E non solo perché San Valentino, perché se c'è l'amore, l'amore c'è 365 giorni all'anno, all'infinito.